You can teach me your game without reason. Sulle ali della vittoria, Mimmo? In che senso? Nel senso che Vicenza viene da risultati positivi e in un campo e nell'altro, Coppa e Campionato, quindi sulle ali della vittoria. Diciamo che siamo in un momento positivo, che tutta la rosa dà delle risposte e degli input giusti di quello che noi vogliamo. Ci sono tante soluzioni per poter affrontare questa partita, questo scontro, se si può dire, tra squadre forti. Ci sono tante soluzioni, ci sono tante formazioni, quelle che magari, quella vostra, quella dei tifosi, ma anche quella mia, che poi alla fine, domani, la vedremo che se sarà quella giusta. Senti, Liviero e Saraniti come stanno? Esatto. Allora, Liviero ha recuperato, Saraniti no. Fa fuori una settimana. Riviera recuperato, Saraniti non ha recuperato. Non sai ancora quanto. Quindi lo valuteremo. Comunque Riviera al 100%. Sì, Riviera oggi ha recuperato, quindi sta bene, anche se ha avuto questo attacco influenzale, sì. Però oggi stava meglio, sì. Quindi l'abbiamo recuperato, sperando che magari stasera, domani stia meglio. Sì. Mentre Saraniti non lo rischiamo. Senti, hai detto chi giocherà in Coppa mi servirà perché potrà essere utile anche in campionato, come ad esempio hai portato l'esempio di Arma, no? In questo caso ci sono state tante risposte positive e tante soluzioni. E quindi qualche nome... E domani vedremo quali saranno i giocatori che scenderanno in campo. Quello che conta è che le certezze che ci sono e le risposte date sono quelle che volevo io. Oggi abbiamo una squadra, una rosa di titolari e dobbiamo essere bravi tutti a mettersi a disposizione della squadra e non giocare da singoli, perché non cadiamo sul fatto che siamo bravi, sì, siamo primi in classifica e poi si gioca da singoli. Questa è una cosa che non deve succedere, la strada è ancora lunga, le salite sono ancora tante, le curve da affrontare insieme sono ancora tante e domani è un'altra sfida da andarci con personalità. I giocatori sanno e devono essere bravi e sanno, perché abbiamo lavorato bene in questi due giorni per quanto su Tirol, sanno come devono andare in campo e devono capire velocemente la partita. Questo è un punto focale che ho accentrato a loro e ho detto a loro che domani bisogna velocemente capire la partita come si sviluppa, perché se vogliamo mettere in campo le nostre qualità bisogna capire bene come la partita sta, come inizia la partita, come i giocatori del Sottilolo giocano e soprattutto giocare in velocità. Per giocare in velocità bisogna capire bene la partita. Questo è il mio pensiero di domani. Il Sottilolo può essere considerata, secondo lei, la sorpresa di questo inizio campionato? No. Aveva già fatto bene anche in Coppa. No, perché comunque Spero è 4 anni che fa dei risultati, ha già fatto una finale per andare in Serie B, quindi non è che stiamo parlando di una società che la scopriamo adesso. Cambiando allenatori, ha avuto allenatori precedenti che hanno fatto bene, oggi ha un altro allenatore che sta facendo il suo percorso di crescita e di continuità, societaria. Cambiando qualche allenatore, però la crescita societaria di continuità è sempre di continuità. Quindi questo deve far capire a tutti noi, Vicenza Calcio e tutte le squadre che ci sono, che la continuità paga. Parlo di continuità societaria, di progetto e chiaramente cambiando qualche volta anche l'allenatore. Però mi sembra che su Tirolo abbia cambiato l'allenatore perché comunque ha fatto bene, non perché hanno fatto male. Quindi questo quindi è una realtà che punta chiaramente a fare un cammino di vertice anche loro e quindi andremo a affrontare una squadra che dobbiamo rispettare ma non aver paura assolutamente. Che tipo di atteggiamento servirà per riuscire a riportare in casa? Dobbiamo capire la partita subito. Guarda, l'ho detto ai ragazzi oggi, lo dico anche a voi, la partita va capita subito, va messo subito in campo la nostra qualità, ma bisogna essere subito, dal primo secondo
di capire se è una partita che bisogna giocare con le seconde palle, se bisogna giocare con velocità, se bisogna mantenere il possesso palla, come attaccarli, perché comunque vanno attaccati, e anche saper soffrire, perché sono, è una squadra che su Tirol, dopo 20 minuti con la Samba Tese erano 3-0, cioè, per far capire, quindi ecco che bisogna capire subito la partita, subito pronti e subito, invece di aspettare e reagire, ok, mi piacerebbe attaccare subito, cioè quindi di essere subito propositivo. Loro hanno grande fisicità, giocano un po' in maniera diversa, magari rispetto al Padova, per certi aspetti assomigliano alla formazione di Sul. Tutte le partite sono di insegnamento, avete dato anche magari qualche spunto da quella partita per affrontare domani su Tirol, anche se loro giocano, ripeto, in maniera un po' diversa. Ecco, la differenza sta proprio lì, o mettiamo una squadra fisica come loro, o mettiamo una squadra veloce. Questo lo vedremo domani. Quindi se mettiamo una squadra fisica, poi saranno tutti scontri, diciamo, in mezzo al campo, però non hai la velocità per poter magari fargli del male. Se metti una squadra veloce, paghi un po' sull'aspetto, diciamo, fisico, però comunque hai anche tante, tante armi, tante frecce per poter far male al suo tiro. Berti ha detto che la San Bertone non si è adeguata al campo, adesso non sappiamo che campo hanno, dire, ma... quel giorno lì era un campo pesante, quel giorno lì era un campo pesante perché aveva bevuto molto, era un campo pesante, però secondo me è una questione di mentalità, è una questione di mentalità, è una questione di velocità, è una questione di atteggiamento e anche una questione di forza. Oggi Vicenza ha forza, oggi Vicenza ha qualità, è determinato, oggi Vicenza sa cosa deve fare. Importante si giochi di squadra, importante che ci sia una mentalità di squadra, che non si vada a fare una partita dove singolarmente si va a giocare singolarmente, perché non è nel nostro DNA. Noi abbiamo costruito questa classifica giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e che sappiamo che non abbiamo ancora fatto niente, perché sapete bene con me, i proclami vanno fatti ma vanno raggiunti gli obiettivi. Non vanno fatti, quindi parlo di proclami, perché c'è tante volte, sì, se la squadra oggi sei primo in classifica, oggi Vicenza è primo in classifica, niente proclami, sono gli obiettivi che vanno raggiunti partita dopo partita. Domani c'è un obiettivo importantissimo, non determina il campionato, perché comunque il campionato è lungo, ma è un obiettivo importante e noi dobbiamo andare con la mente, con la testa sempre lucida, sempre, perché bisogna essere lucidi, non bisogna essere frettolosi, ma bisogna essere consapevoli della nostra forza, bisogna avere la consapevolezza della nostra forza. Volevo chiederti, loro hanno perso con, vabbè, a Trieste, a Salò e in casa con Cappi e Reggiana, tutte squadre che hanno comunque un valore di squadra, questo vuol dire qualcosa su... Vuol dire che dobbiamo fare la nostra partita, poi è chiaro che ci sono i momenti e i periodi, no? Cioè se noi incontravamo il Sud Tirol probabilmente un mese e mezzo fa, era una squadra un po' ancora diversa, noi eravamo ancora in una costruzione di mentalità, parlo, e non di qualità, di mentalità. Oggi il Vicenza ha una sua mentalità e dobbiamo essere, la forza di una squadra che ha mentalità deve essere quella di consapevolezza, fame, consapevolezza, fame e anche voglia di stupire, perché domani, come tutte le partite, dobbiamo avere anche quel pizzico, di voglia di stupire, di entusiasmare i nostri tifosi come abbiamo fatto in queste partite. C'è un po' di dispiacere per non aver seguito il tifo organizzato che tanto spinge questa squadra in casa e anche fuori. Ci dispiace per quelli che rimangono a casa o per quelli che vengono a farsi una passeggiata per il mercatino che di solito si fa ogni anno a Bolzano, no? Che inizia domani, se non sbaglio, o oggi o domani. Cioè, ci dispiace perché comunque, sai, il pubblico vicentino è un pubblico passionale e siamo in tanti, è uno stadio che purtroppo non possiamo farci niente, cioè non possiamo noi, io non posso dire niente, mi dispiace perché un evento del genere, una partita del genere ci vorrebbe una capienza, diciamo, maggiore, ci adeguiamo a quello che sono, a quello che c'è, sono 1600 all'incirca, sì, in tutto, sì, all'incirca 1600, bisogna adeguarsi, dispiace per chi rimarrà fuori, chi rimarrà senza biglietto.
piuttosto. Hai sentito Gigi Brivio in questi giorni? No, ma ci siamo visti l'altra volta e ho detto guarda, mi raccomando, quando vengo lì, quando veniamo lì, fate bravi, e gli ho detto a Gigi, e lo fate bravi, quindi l'unica cosa che ho detto è chiaramente poi loro spingeranno, Gigi spingerà per vincere la partita con il Tirol, e certo, noi dobbiamo essere bravi a spingere per vincere la nostra partita. Quello che mi permette di dire è che Gigi anni addietro ho provato a portarmelo a lavorare con me, non ci sono mai riuscito. Ama più il suo allenatore vecchi che chiaramente gli starà più simpatico. Non credo. Gli starà più simpatico. Non credo, Mimmo, non credo. Sarebbe venuto a piedi. Esatto. Ah, io ti dico perché tutte le volte ho provato a prenderlo non siamo riusciti a. Non sono riuscito a portarlo via. Non ho per colpa di Gigi di succedere. Vabbè, quello lo so, io lo dico questo. Grazie. Grazie. Grazie, Mimmo.